Enzo Rantò ha approvato il regolamento sul commercio, voto contrario del Movimento 5 Stelle, cosa non vi convince? Beh, guarda, noi dopo 2 anni di attesa, perché sono più di 2 anni che sia noi che i commercianti aspettano questo regolamento, cioè aspettavamo un regolamento fatto a regola d'arte. In realtà ci siamo resi conto che il regolamento che è arrivato in commissione e poi in capigruppo era un regolamento arraffazzonato, diciamo, nel senso sembrava un regolamento preso dove si copia e incolla pezzi da altre parti per cercare di accontentare qualcuno di qua e qualcuno di là. Quindi noi ci siamo trovati in difficoltà perché, oltre ad essere arraffazzonato, aveva anche dei profili di illegittimità. Allora, siccome noi da posizione responsabile e sapendo che la tematica è importante per la vita di tanti mercatali che rappresentano una fetta dell'economia cittadina importante, ci siamo messi a disposizione per dare una mano. Infatti sono stati approvati degli emendamenti che abbiamo fatto noi praticamente proprio per ripianare quei profili di illegittimità e dare un regolamento che, anche se non coincide con la nostra volontà, almeno sia legittimo e raggiunga gli obiettivi che loro si volevano prefiggere, perché il regolamento che avevano presentato loro non raggiungeva neanche gli obiettivi che loro volevano raggiungere. Quindi ci siamo messi a disposizione, abbiamo preparato questi emendamenti che sono stati approvati, però comunque abbiamo votato contro perché è un regolamento che non sposa la nostra idea di mercato. Noi avevamo presentato un progetto che prevedeva appunto l'inserimento della parte dei punti di cottura proprio per fare un mercato turistico a Piazza 24 Maggio. Loro Piazza 24 Maggio la escludono dal mercato dicendo che diventa un'area per eventi. Questo vuol dire che tu l'unica parte dove puoi creare delle volumetrie la escludi dal mercato. Quindi gli operatori di Piazza 24 Maggio, se vogliono stare in un'area chiusa, sono costretti ad andare o in un box del mercato San Lorenzo, dovranno stare all'aperto come gli altri mercatali, cosa diversa da quella che loro hanno promesso. Quindi sono tantissime le cose su cui noi non eravamo d'accordo e, nonostante gli abbiamo dato una mano per rendere il regolamento legittimo, abbiamo dovuto votare contro. Si va a regolamentare proprio il mercato sulle aree pubbliche ed è lì che è palese che loro non avevano idea della materia che stavano trattando e hanno fatto veramente qualcosa di inenarrabile. Quindi abbiamo dovuto proprio mettere mano per evitare che arrivasse un pasticcio a sfavore poi dei commercianti.